Così si è sentito tutto. Quindi le api non sentono, sono sorde, usano le vibrazioni. In natura, cioè, allora com'è che si può capirlo? Com'è che Francesco Mussi capisce queste cose? Vi spiego l'atteggiamento di Francesco Mussi, che è l'atteggiamento che ha anche Mozzi verso la salute. Cioè, ci sono persone che hanno l'atteggiamento corretto verso la natura, bisogna saper ascoltare, osservarla. Allora, come si fa? Bisogna guardare, bisogna chiedersi il perché delle cose, non bisogna imporre nella propria come dire, non possiamo decidere noi, è la natura che decide. Noi dobbiamo saperla rispettare, adeguarci, saperla interpretare. Non siamo noi che dico oggi divento vegano. Bisogna guardare la propria natura e dire: ma è giusto per l'uomo, per me in particolare, per ogni uomo è diverso essere vegano. Voi guardate la natura, ci mettete un attimo a capirlo, perché se vivete in un clima caldo è facile, ma se vivete in un clima invernale, andate nella natura, vi renderete conto che la frutta non c'è, che gli ortaggi non ci sono, che l'agricoltura non esiste praticamente, quindi dovete per forza cacciare. Io non so perché perde frame, fatto sta. Persi un po', ma comunque neanche troppo. Quindi, è questo l'atteggiamento corretto. Quindi, guardiamo le api in natura, nell'Arnia Varrè, o Arnia del Popolo, nell'Aperone, nella Top Bar, in natura, il fauno naturale, fatto a cuore, ok? Attaccato ai listelli. Tra l'altro, piccola parentesi. Mussi mi ha spiegato la storia vera dell'Arnia Varrè, che non è di Varrè, ma Varrè ci ha dato un nome, come se io prendessi un'arnia fatta da uno, un'arnia sconosciuta fatta secoli prima, fatta da una persona prima, l'avessi chiamata Arnia Giacomo. Ha rubato la proprietà intellettuale, non si chiama Arnia Varrè, ma è l'arnia greca, che è quella che usavano gli egizi, cioè un derivato dell'arnia egiziana che era fatta a tronco di piramide rovesciato, che usavano sulle barche. Adesso qui non posso, non voglio approfondire perché non ho le conoscenze adeguate, però piccolo, cioè prendete con accortezza quello che vi dico perché non ho la conoscenza di Francesco Mussi. Gli egizi tenevano le api sulle barche, vedevano col dislivello dell'acqua quanto si erano pieni o meno di miele, e avevano un'arnia praticamente con quella di Varrè. Con i telai loro tagliavano coi coltelli e spostavano i telai, facevano già la sciamatura artificiale per evitare le sciamature, già ai tempi degli egizi. Facevano in questo modo perché i telai erano tutti attaccati, i favi si attaccavano ovviamente. Ecco, Alessandro Magno poi ha preso, aveva inviato due persone che poi hanno preso come modello l'arnia egiziana, che è diventata l'arnia greca perché lui aveva già conquistato la Macedonia. E praticamente l'arnia Varrè è un derivato dell'arnia greca. Questa è una storia che, per esempio, queste conoscenze ce le ha solo Mussi, non si trovano sui libri. Cioè, veramente, lo dice lui stesso, la metà dei libri, più della metà, il 90% dei libri di apicoltura andrebbero bruciati, bisognerebbe veramente buttare via tutto e riscrivere tutto. C'è della gente che ha fatto, delle massime autorità in campo apistico, ha fatto delle criminalità, sono dei criminali, hanno insegnato per decenni delle stupidate, sono pieni di stupidate. E non è che hanno avuto poi l'umiltà. Io posso capire tutto. Se uno sbaglia, deve avere l'umiltà di dire ho sbagliato e correggere, perché la gente continua a spendere soldi, comprare i libri fatti da questi laureati in questi campi, che sono pieni di stupidate, di pratiche che non funzionano più, non sono attuali e, non e non, soprattutto non prendono in considerazione l'aspetto genetico dell'ape, che è la cosa più importante, ma di ogni specie vivente la genetica è tutto. Le api non sono tutte uguali, invece voi non avete idea di quante persone, professori, gente che fa i corsi, hanno questa idea in testa che le api siano tutte uguali. Non sono tutte uguali, sempre perché l'uomo parte col preconcetto che è lui che deve insegnare all'ape a essere ape. Ma stiamo scherzando. Forse questo. Comunque, torniamo a noi. I favi a cuore vengono fatti dalle api, cioè il listello è così, viene fatto a cuore e quindi non è attaccato alle pareti e penzola. Quindi oscilla, no, il favo. Quando l'ape torna, altre piccole chicche che non ci sono sui manuali, se l'ape torna e fa la danza a esse scodinzolante, significa che ha trovato una fonte nettarifera oltre 200 metri rispetto all'arnia. Se invece la distanza tra l'arnia e la fonte nettarifera è inferiore ai 200 metri, fa una danza circolare. Non so se voi lo sapevate. Tutte chicche di Francesco, tutte conoscenze che il mio maestro, io lo dico con onore, ha dato. Mi ha riferito oggi. È una persona veramente, che il mondo non si merita, veramente. Le istituzioni non se lo meritano. Ma infatti lui si è tirato fuori da un sacco di tempo. Perché giustamente, no. Diciamo veramente, vedere il suo nome di fianco a quello di altri,
certa gente lasciamo perdere. Queste cose vanno un po' dette perché non si può stare sempre con la testa chinata. Le cose vanno dette. Bisogna informare la gente. Bisogna dare la possibilità ai giovani di sapere certe cose. Perché se io sono riuscito a trasformare le api in una passione, perché all'inizio, i primi anni, era una tortura quasi guardarle, perché partivi demoralizzato, perché e la varroa, e il nosema cerane, mille problemi, e i farmaci, e morivano, non capivi il perché. Perché non le sapevi ascoltare? Lui mi ha insegnato ad ascoltarle, mi ha dato l'approccio mentale che ti resta, come quando fai matematica e studi le cose astratte, che non ti restano la vita, ti dimentichi le formule, ma ti resta l'approccio mentale al problema. E per quanto riguarda le api, Francesco Mussi dà l'approccio corretto al problema, che è quello di ascolto, analisi e umiltà di fronte a questo insetto. Lui ti dà, perché lui non ci sarà sempre, ma io sono tranquillo abbastanza perché stando di vicino, ascoltando questa persona, comunicando con lui, ti resta questo approccio mentale che nel caso in futuro ci dovesse essere un'altra malattia, un altro problema, hai un minimo di idea, di capacità, di cardine su cui lavorare per risolverlo, l'approccio. E se io sono riuscito finalmente a guardare le api con passione, a curarle con passione, senza farmaci, solo con erbe, prodotti naturali, è solo grazie a Francesco Mussi. Perché lui si è messo a ascoltare le api, a osservarle, ha dedicato la sua vita alle api e ha studiato su dei testi molto antichi, non i testi adesso. Sicuramente non ha fatto il corso come fanno oggi tutti, che dopo 2 mesi vanno a fare apicoltore, che adesso tutti quegli anziani si stufano e smettono di tenere le api perché dicono ma perché bisogna diventare dei chimici, perché bisogna diventare matti con le malattie, non ne posso più, smettono a un certo punto della loro vita, 50-60 anni smettono, neanche troppo anziani. Lui c'ha più di 80 anni e c'è ancora una passione incredibile. Invece i giovani partono tutti carichi, wow che bello le api, vanno a fare il corso, figo, esperto, hanno la pretesa, l'arroganza di insegnare ai più anziani, e poi dopo 2 anni smettono perché non sanno un cavolo. Comunque, quindi i favi vibrano, i favi a cuore vibrano se non sono attaccati alle pareti. Quindi l'ape arriva, fa questa danza, si muove, scodinzola o a cerchio, trasmette vibrazione al favo che essendo staccato, penzolante, oscilla e si trasmette agli altri favi, e tutte le api in quel momento sanno esattamente dove si trova la fonte, quindi una comunicazione diretta, immediata a tutto il super organismo alveare. È tutta una comunicazione efficace, basata su vibrazioni, impulsi elettrici. E la struttura del favo a cuore, oltre a mantenere il calore e tante altre cose, consente questo tipo di comunicazione. Invece voi capite bene che per quanto riguarda l'apicoltura razionale moderna, i favi rettangolari, che a parte vorrebbe girata sotto sopra l'arnia perché in natura l'ape fa il nido, stretto e alto, e non largo e basso, che crea dei problemi all'ape, come l'entrata in basso invece che in alto, come il cassetto antivarroa che è inutile e dannoso, tante cose. I fogli c'erano, i prefabbricati con delle misure della cella che non sono quelle dell'ape, perché ogni razza di ape c'ha la sua. Quindi voi capite bene che un favo inchiodato, cioè col filo di ferro fisso, l'ape, poi largo così, non a cuore, l'ape arriva, fa danza S, lo percepiscono questa vibrazione, il favo non riesce a vibrare perché è bloccato, quindi soltanto le api vicinissime a lei lo sentono e tutte le altre non lo sanno, quindi non vanno a cercare nettare. Ci vuole molto più tempo e a volte non gli arriva neanche l'informazione. Capite il discorso? E quindi è molto importante. E quindi Francesco Mussi, cosa mi ha consigliato di fare, che è una cosa che farò il prima possibile, sinceramente, mi ha consigliato di tagliare i fili di ferro. Una volta che il favo è costruito, il favo serve per aiutare l'api, il foglio cerere serve per aiutare a costruire il favo più velocemente. Ma una volta che il foglio cerere è ben costruito, tagliate almeno nei 7 telaini centrali della vostra anima. Io uso lo spazio Mussi, quindi ho 9 telai. Nei 7 telaini centrali tagliate i fili di ferro in fondo, in modo tale che il favo, anche se rettangolare, un pochino possa oscillare. In questo modo l'ape arriva, comunica con la sua danza, tutte le altre c'è l'oscillazione e vedrete che differenza fa a livello di aumento di raccolta di miele. Allora, se c'è un periodo dove di polline e miele ce n'è tanto, c'è un grande flusso nettarifero, va bene, cioè la famiglia comunque produce, ma in questo modo produrrà di più. Ma la differenza, sapete qual è? Quando ci sono periodi dell'anno che mettono le api a rischio della morte,
da gennaio fino a marzo, quando c'è questo balzo di primavera, di fronte al freddo, quando vanno la nuvola, la vita fa la differenza. Sono poche persone, non è se avete le app di razza libera, hanno quale scopo, ma avete le app perché sono andati candito, c'è gente che pensa che le api vadano per internet, che le api bisogna mettere in assoluta mia, certo, peccato che c'è un sacco di famiglie di api della razza autonoma, che voi gli date il candito, manco lo tocco io, 12 anni, cioè no, 8 di razza autoctona, quelle di razza autoctona ne hanno mangiato meno della metà, l'ho messo a novembre, l'anno, e fino a marzo ne hanno mangiato meno della metà, se non neanche toccato, e dentro c'hanno ancora un casino di scorte di miele, non tante api, perché, perché l'ape autoctona vive con poche api, sono molto più longeve. Invece quelle ibridate, quelle incrociate, allora, a parte che ho cambiato il canito 4-5 volte. Adesso, mentre le altre hanno soltanto un mezzo telaino di covata, queste qua hanno già due telai pieni di covata, quindi quella covata lì non oso immaginare quanto risorse mangia. Adesso, in questo periodo che non c'è niente, perché è cipriota, è ibridata con l'ape cipriota che pensa che adesso ci sia l'estate. Pensa che sia un clima mite, quando non è così, perché le api, a tenerle dove c'è un clima caldo, è facile, è più di freddi uomini, deve essere molto bravo, cioè l'ape giusta e la tecnica giusta. E quindi vive zucchero, e quindi in una famiglia come questa, la differenza di fargli uscire l'ante o meno fa tanto la differenza, perché veramente sapere dove è fondo, cioè avere più possibilità di ricevere un input comunicatorio derivato da questa oscillazione a più api, a tutta la famiglia, fa differenza. Quindi ora lo sapete perché. Le api sono sorde, comunicano con le vibrazioni e fanno i falli a cuore con questo motivo in natura. Quindi vi consiglio di seguire questi suggerimenti e spero che questo tipologia di video vi piaccia, perché ho intenzione di portarne altre. Tra l'altro qui abbiamo un parente stretto della Varroa, abbiamo una bella zecca qua dietro, adesso ve la faccio vedere appena se riesco. Abbiamo una bella zecca, alla fine non è così tanto diversa dalla Varroa. E niente, io farò altri video di questo genere, di apicoltura, ma di filosofia, di discussione. Ho già fatto quello sulla mia concezione di internet poco fa, ma continuerò con questo format. Voglio ricordarvi assolutamente di iscrivervi al mio canale, mettere la campanella delle notifiche, mettere mi piace al video, condividere, spammare il video, perché se lo reputate importante dovete sostenere. Ogni tanto una donazione è sempre gradita, per queste conoscenze sono frutto, non sono frutto di fatica mia, ma di fatica di questa persona che vi ho detto, di questa massima autorità in campo apistico, e il massimo esperto dell'apia italiana, e quindi più che altro per supportare il lavoro di riferimento, di comunicazione che io faccio, ma anche con altre cose, in altri ambiti, che sia le console, che sia il mio canale, vedete c'è un po' di tutto, c'è vecchi videogiochi, modifiche console, apicoltura naturale, alimentazione, sistema immunitario, filosofia, c'è di tutto, veramente il mio canale c'è un po' di tutto. Quindi vi ringrazio per avermi seguito, alla prossima da Demiurgo del Pensamento.